Buonasera, benvenuti. Buonasera. Al solito un attimino che mi connetto. Buonasera. Ciao Silvia, benvenuta. Un attimino che mi connetto anch'io e attendiamo che arrivi qualcuno. Allora. Dunque, vediamo quanti siamo. Una persona. Attendiamo. Esatto, noi contiamo per due, è vero Silvia, importantissima, poi fedelissima e non immancabile. Esatto. Attendiamo un po', abbi pazienza, Silvietta. Tanto tu adesso non hai da fare, per cui tanto lo so che non hai da fare ieri al telefono con me. Oh, c'è anche la... Esatto, c'è... ecco, mia moglie, due. Vedi? Importante essere cerchiato da donne. Ciao Giusy. Allora, attendiamo ancora un attimo. Vediamo. Quattro spettatori mi dà. Non so perché il mio telefono non mi dà la live, ma insomma. Buonasera a tutti. Non so chi siete perché vedo solo Silvia e Giusy. Quattro spettatori. Intanto qua iniziano i discorsi, potrebbero fare discorsi Giusy e Silvia, così intanto intrattengono, intanto che arriva un attimo di più gente, così iniziamo. Ciao Agostino! Oh Agostino! Che bello che sei qua anche tu! Mi fa proprio piacere Augusto. Augusto è un mio compaesaneo.
Bene, bene, bene. Spero che ciò che dirò oggi ti faccia piacere, ti piaccia. Allora, iniziamo un attimino, vedo che ci sono quattro spettatori, ma spero arriveranno. Grazie Augusto, gentilissimo. E iniziamo a parlare, scusate se non fisso la telecamera, ma nel frattempo sto cercando anche di connettere il telefonino per vedere eventuali commenti, perché col PC faccio un po' più fatica tra le risposte e tutto, mi riuscirebbe più facile se si connettesse, ma non si connette il mio, non so perché. Allora, 11 commenti, attendiamo ancora un secondino, dai, perché così magari c'è sempre qualche ritardatario per fargli ascoltare quello che ho da dirvi. Parlando del Rosa Croce, oggi parleremo dell'Amen del Rosa Croce, un simbolo molto importante che si rifà a quella che è la tradizione, ermetica, cabalistica, alchemica e occulta anche del sistema della Golden Dawn, che comunque però in sé è un simbolo, un sigillo che riprende le sue origini già dai tempi molto remoti e antichi, e adesso lo vedremo, e dà un'importanza ed un potere non indifferente. Allora, partiamo col dire questo. Cos'è? Ciao Fabrizia, benvenuta. Partiamo col dire questo intanto. Cos'è un lamen? Cerchiamo di capire in linea generale cos'è un lamen. Allora, un lamen è un... ecco qua, scusatemi, dovrebbe essere arrivata la notifica che posso agganciarmi anche col telefonino, probabilmente. Vediamo se è vero. Telefonino non vuole sapere niente, telefonino non se ne parla stasera, non importa. Ah, eccolo qua. Oh, qua. Benissimo. Ok, allora, iniziamo. Il lamen è un simbolo complesso in sé, importante, e do la priorità nella schermata, non so come mi vedete, ma al simbolo, piuttosto che a me, che non sono così bello da dover guardare la mia faccia. È un simbolo complesso, molto importante, che integra in sé tutti i simboli in uno solo, tutta la simbologia, in questo caso della Golden Dawn, in un simbolo solo. Diciamo che può essere, di solito poteva essere portato come un pettorale in una tunica, lo possiamo vedere anche nel cristianesimo, anche i preti hanno il loro lamen alcune volte su certe cerimonie che fanno nelle loro tuniche, può essere portato come un pendaglio, può essere integrato nella veste, di solito viene portato all'altezza del cuore, ovvero nel sistema cabalistico all'altezza di Tiferet, no? Tiferet, il cuore, cioè quel centro, quell'organo, sia nel sistema cabalistico, nell'albero della vita, che nella persona fisica, quell'organo che concentra in sé tutte le energie del corpo o tutte. Ciao Daniele, grazie di essere qua. Che concentra in sé, quindi in Tiferet, tutte le energie del corpo, e quindi tende a portare in sé l'equilibrio e equilibrare tutte le forme energetiche che noi andiamo a sviluppare nel nostro rituale, questo che sia occulto, magico, esoterico, di qualsiasi tipo, o anche semplicemente un rituale religioso. Ok? Questo qua, ribadisco, è quello della Golden Dawn, ma il lamen ha origini molto molto antiche. Faccio degli esempi.
Lo possiamo trovare nelle antiche tribù ebraiche. Nel popolo ebraico, nel sistema ebraico, il lamen lo portava il grande sacerdote. Aveva un lamen, faccio un esempio, che era un quadrato con 12 quadratini, che rappresentava le 12 tribù di Israele. Questo veniva portato dal gran sacerdote ed era un sistema di protezione che aveva il gran sacerdote nel sistema ebraico, che indossava il gran sacerdote, per proteggersi dall'eventuale utilizzo dell'arca dell'alleanza. Ok? Oppure lo possiamo vedere nel sistema di Abramelin il mago. Lui dice che come lame indossava una lastra d'argento, dove il suo angelo custode ci scriveva con la rugiada. San Paolo esprime che nel pettorale c'è la fede, quella fede che non è intesa come credulità, ma quella fede che ci dà la possibilità, se noi crediamo, di resistere ai dardi infuocati del maligno. Quindi un simbolo, un qualcosa che noi portiamo nel petto, che va ad integrare tutto ciò che noi andiamo a fare. Voglio dire, ci mettiamo a fare un rituale di alta magia, pratica o esoterica, andiamo, non lo so, a invocare l'energia di uno spirito, di qualcosa, utilizzeremo degli oggetti, dei simboli che serviranno a noi per la buona riuscita del nostro rituale. Questo simbolo solitamente nel rituale noi andiamo a metterlo magari all'interno di un triangolo per enfatizzare, cose che abbiamo già detto, per enfatizzare quello che è il nostro lavoro. Bene, questa tipologia di simbolo che noi utilizziamo dovrà essere integrato anche in un lame, in un qualcosa che noi portiamo addosso, poiché quando noi andiamo a fare un qualcosa nei piani sottili, tutto deve essere uno, cioè non è che ciò che noi mettiamo nel nostro altare sia diviso da quello che siamo noi, perché tutto ciò che realizziamo è parte di noi, per cui tutto ciò che noi andiamo a fare, andremo a utilizzare, a simboleggiare, dovrà essere anche interiorizzato in noi e dovrà essere in equilibrio con noi. 8 di spettatori. Vediamo, sì, sono 8, Daniele. Ok. Dunque, il lamen di per sé può essere, vi ripeto, lo si vede, è un concetto che è stato portato a noi ed è stato realizzato e lo si vede tratto. In questo caso, già da quello che era la cultura alchemica che venne celata e portata a noi dagli antichi maestri vetrai, dagli antichi maestri scalpellini. Un esempio di lamen noi lo possiamo vedere, esempio, sui rosoni delle cattedrali gotiche. Quei rosoni che hanno una croce in mezzo o che hanno un pentalfa o qualsiasi altra forma, alla fine è un lame che sta un po' nel cuore della cattedrale o della chiesa. Ha uno sviluppo alchemico che si rifà alle leggi ermetiche del tutto è fuori come è dentro. Nel qual caso di questo lame della Golden Dawn che andremo a vedere adesso, anche qua può avere una chiave di lettura alchemica celata e velata, dove noi possiamo vedere il nostro simbolo che parte sia dall'interno e va verso l'esterno, oppure dall'esterno che va verso l'interno. Quindi ha diverse chiavi di lettura e rinchiude in sé tutta quella che è la simbologia, di cui abbiamo parlato fino ad oggi, in magia cerimoniale della Golden Dawn. Allora, e là c'è dentro la volontà realizzatrice con cui la consapevolezza di ciò che andiamo ad attivare quando andiamo a fare magia cerimoniale, quella che abbiamo parlato dall'inizio della prima live, compresa la live sulla Kabbalah, fino ad oggi. Allora, andiamo un attimino
a capire, a fare un'analisi generale di cosa sia questo lamen, quale sia la magia che rinchiude in sé. Guardate, chi ha fatto questo capolavoro, di capolavoro si parla, ha inserito all'interno di questo simbolo tanta di quella roba che se dovessimo andare a vedere ogni simbolino che c'è qua, potremmo parlare, penso, per anni solo per ogni simbolo, perché non basterebbe il tempo per analizzare tutto quello che c'è. Quindi quello che noi faremo oggi è spiegare il perché, per chi si adopera in magia cerimoniale, utilizza queste tecniche, sarebbe utile che avesse un lamen di questo tipo o realizzasse per sé un lamen che integri le proprie pratiche. E andremo a vedere che tutto ciò che abbiamo spiegato, meno qualcosa che spiegheremo nelle prossime live, è rinchiuso in questo simbolo, in modo velato per chi non lo sa vedere. Allora, partiamo dal presupposto che questo lamen qua, che tutte le pratiche della Golden Dawn derivano dalla massoneria inglese, fu importata da quelli che erano i vecchi massoni inglesi e venne, diciamo, incrementata, portata in una visione più cristiana gnostica dai rosacrociani. Ok, per cui abbiamo il simbolo della rosa e abbiamo il simbolo della croce, in un aspetto alchemico e cabalistico che riprende il sistema della cabala e l'alchimia anche vista dai vecchi massoni. Cosa abbiamo qua? Iniziamo col vederla. Allora, partiamo dal centro. Spero sia tutto chiaro fino a qua, anche se non ho ancora detto nulla. Ok. Va bene. Partiamo dal centro. Cosa abbiamo qua? Questo simbolo qua rinchiude in sintesi, la scala maschile positiva o arcobaleno delle attribuzioni dei colori, ovvero la scala anche dei re, attribuzioni angeliche, il logos manifesto. E simboleggia in sé anche l'unione, la completezza del maschile e del femminile, ovvero l'uomo androgino, la completezza, tutto in tutto. Al centro abbiamo una croce, questa croce qua. Questa croce qua è una croce, come ben potete vedere, che è dorata. Si vede in giallo qua, ma il suo colore sarebbe oro. Questa croce qua è la croce di Tiferet, ovvero la croce del nostro cuore, la croce dove si condensano tutte le nostre energie, dove quando noi facciamo un rituale dobbiamo concentrare le nostre energie in modo che tutto sia equilibrato, in modo che tutto venga sprigionato in modo equilibrato. Tutte le energie delle Sefirot dell'albero della vita, perché ve lo faccio vedere dopo, ce l'ho sotto, ma Tiferet è la sfera centrale dell'albero cabalistico che concentra tutte le energie delle sfere che ci sono attorno. Ok? La croce, nella visione cristiana, è anche la rappresentazione del sacrificio dell'uomo, ovvero quel principio alchemico e cabalistico che ci porta con il sacrificio ad elevarci verso l'uno, verso quell'energia superiore che ci consente di realizzare quella che è la nostra volontà. Il primo passo per l'iniziato da attraversare il mondo dell'illusione, connettersi con qualcosa di superiore per poter realizzare veramente a livello ritualistico quelle che sono le nostre volontà. La morte con la rinascita, alchemicamente, la nostra nigredo,
sconfiggere i nostri demoni, avere il coraggio di guardarci dentro e di passare, oltrepassare le nostre paure, per ricercare quella che è la nostra rosa. Questa rosa qua. È la via dei misteri con la volontà, supportata dagli elementi, perché questa rosa, non a caso, è fatta con cinque spicchi. Cinque spicchi che rappresentano il pentalfa, ovvero il simbolo del microcosmo che c'è in noi, il simbolo dei quattro elementi associati allo spirito. Per chi non mi ha seguito molto magari in live precedenti, i cinque elementi sono le cinque potenze con cui noi conviviamo ogni giorno: fuoco, terra, acqua, aria. Sono quegli elementi che hanno permesso la generazione universale e la generazione della terra, che ci permettono di vivere e che ci permettono, interagendo con noi, di utilizzare con la conoscenza i poteri dell'arte regia. Questi cinque elementi sono nella rosa centrale, quella rosa che indica l'anima dell'uomo, ovvero il nostro potere d'elevazione dopo che abbiamo passato il sacrificio, quel qualcosa di non tangibile che c'è in ognuno di noi e che, se sappiamo visualizzare e contattare, ci consente d'elevarci. In questo complesso qua noi abbiamo la realizzazione di quello che è il cubito egizio, ovvero la croce a sei quadrati, che se noi andiamo a ripiegare, ma anche qua ce l'abbiamo, ma lo vedremo dopo, che se noi andiamo a ripiegare diventa un cubito egizio e all'interno integra la rosa, la risoluzione della grande opera alchemica, il mercurio dei filosofi, ok? La rinascita nell'equilibrio, la realizzazione della persona. Quindi già qua incominciamo con un'indicazione che ci viene data nel microcosmo, cioè per noi persone qua nel mondo. Dopodiché abbiamo, come forse fate un po' fatica a vederlo voi, ma qua abbiamo quattro punte che sono quattro foglioline. Queste foglioline qua sono i quattro raggi della natura, ovvero sono i simboli della forza ricevente femminile della natura che ci ospita. Ma la terra, che per mezzo del sole, e il sole siamo anche noi che ce ne prendiamo cura, e delle perversioni che vengono date dagli elementi e dallo spirito, diventa fertile. Dietro questi petali, questa croce, questa rosa, abbiamo dei puntini bianchi. Questo bianco qua è lo spirito riflesso di Keter, nell'albero della vice, della vita, la luce primordiale, ovvero l'uno. Quell'uno che qua è simboleggiato in piccolo, perché noi uomini tante volte non riusciamo a vederlo, non lo vediamo. È il grande architetto dell'universo, che però c'è, è presente, è dietro e sopra ognuno di noi. E grazie a questo bianco che c'è, abbiamo la possibilità che tutto quello che c'è qua si realizzi, abbiamo la creazione. Questo bianco qua lo vedremo poi in questa esplosione qua, nel macrocosmo. Ecco che allora già con il centro, questo lamen ci indica cosa dobbiamo fare quando noi andiamo ad adoperarci nella nostra magia rituale. Quali sono i primi passi con cui noi ci dobbiamo approcciare ai nostri rituali? Ok, ce l'ha appena spiegato. Questo è l'inizio. Tener presente che c'è l'uno, tener presente l'equilibrio, la croce in noi,
conoscere noi stessi e lavorare su noi stessi per poterci elevare. Da qua, ok, andiamo ad osservare la rosa quella più grande, che è la rosa della croce più grande. Questa è bellissima perché nella sua rappresentazione rappresenta la scala dei re nei colori, ovvero la luce che dal nero della materia arriva fino al bianco di Keter in tutte le sue sfumature, e le abbiamo qua. Questa rosa qua è composta da 22 lettere, che sono le lettere dei sentieri nell'albero della vita, del collegamento delle Sefirot, e sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Tutte le lettere sono messe qua. Voi sapete che nell'alfabeto ebraico le lettere ci sono le lettere madri, ci sono le sette lettere doppie, tre lettere madri, sette lettere doppie e 12 lettere minori. Queste sono collegate misticamente a delle cose che adesso vi spiego per il sistema cabalistico. Quindi ci sta dando un'indicazione che per poter emergere dobbiamo. È possibile nella loro pratica, nella pratica della Golden Dawn, è essenziale iniziare a conoscere quello che è il sistema cabalistico. Si parla di cabala ermetica qua, non cabala ebraica, che è diversa. Quella tratta da Ermete Trismegisto, l'ermetismo, eccetera, eccetera. Allora, cosa ci dice la cabala? Ci dice che le prime tre lettere sono la Nun, ok, la Shin e la Mem. Sono le lettere che sono collegate ai tre principi fondatori negli elementi, ovvero la Nun con il suo colore giallo, che è l'aria, la Shin con il suo colore rosso, che è il fuoco, e la Mem con il suo colore blu, che è l'acqua. Sono i principi alchemici ed ermetici fondanti per l'arte regia. Noi sappiamo, se uno ha la voglia o volontà di vedere anche lo spazio, faccio un esempio, non è citata qua la materia, ma perché la materia nasce da questi tre principi. Se voi andate a vedere anche nello spazio la realizzazione delle costellazioni, delle galassie, in principio c'è fuoco, acqua, è il vortice d'aria che è dato dalle energie negative. In conseguenza di questo Big Bang di neutroni, elettroni, quello che è, si creano le materie vere e proprie di reazione. Ok? E sono le tre lettere madri: aria, fuoco ed acqua. Sono messe in mezzo, tre petali della rosa. Sopra questi tre petali qua ci sono le sette lettere doppie dell'alfabeto ebraico, ovvero partiamo che corrispondono anche ai nostri pianeti del sistema solare, ovvero nella magia rituale voi sapete che noi come operatori siamo il centro, ovvero siamo il Sole, intorno a noi girano tutti i pianeti, come nel nostro sistema solare, perché tutto va a riprendersi di questo, quindi astronomia. E abbiamo qua una Pech, che è il simbolo di Marte. Abbiamo una Resh, che è il simbolo del Sole. Abbiamo una Bet, che è il simbolo di Mercurio. Abbiamo una Dalet, che è il simbolo di Venere. Abbiamo una Gimel, che è il simbolo della luna. Abbiamo una Kaf, che è il simbolo di Giove, e abbiamo una Tau, che è il simbolo di Saturno. Non sono messe, ed è ben specificato in Golden Dawn, in ordine planetario, ovvero che rispettino un sistema di pianeti, perché sono messe
corrispondenza, come si dice, in base alle loro esaltazioni, esaltazioni di colore. Voi dovete sapere che nella scala, nell'albero cabalistico, nella cabala ermetica, ogni colore, ad ogni colore appartiene un piano superiore, appartengono dei pianeti, appartengono dei giorni della settimana. Voi sapete anche che quando si realizza un simbolo, come quando si fa un rituale, non è solo importante includere all'interno di questo simbolo, tutto ciò che noi andiamo a fare, ma è importante anche che ci sia un ordine equilibrato. Tante volte le cose, anche nei rituali, vengono spostate a casa in modo che ci possa essere ordine e le cose possano essere equilibrate e bilanciate. In questo caso qua i pianeti vengono spostati, perché? Perché i pianeti comunque sono vagabondi, non sono fissi, si muovono continuamente intorno al Sole. Ok? Quindi vengono spostati in base a quelle che sono le loro potenzialità di colore, nelle loro influenze, in modo di combinarli e accentuarne il loro potere all'interno di questo simbolo. Ok? Ciao Yuri, grazie di essere qua anche tu. E quindi, come scritto anche nella cabala ermetica, abbiamo le sette lettere doppie all'interno di questo simbolo che rappresentano. Ciao Adimar, Salvio, piacere di essere qua, che sei qua. Abbiamo le sette lettere doppie dell'alfabeto ebraico, come ho appena spiegato, appunto, che sono messe qua perché rappresentano i sette pianeti. Al di sopra, adesso, abbiamo le 12 lettere che rappresentano che cosa? Altra simbologia che noi andiamo a trovare, che abbiamo trovato e utilizzato, potete trovarne nelle precedenti live, nella magia rituale, sono le costellazioni. Voi sapete che le ultime 12 lettere sono legate alle 12 costellazioni alle costellazioni, l'oroscopo. Anche qua seguono la scala dei colori dei re per una questione di equilibrio di forze e li andiamo a vedere. Allora, abbiamo la prima che è l'Ariete, la seconda la Vav, che è Toro, la terza la Zein, che è Gemelli, la quarta la Chet, che è il Cancro, la quinta la Thet, che è il Leone, la sesta la Yod, che è Vergine, la settima la Lamed, Bilancia, che vedete che è perfettamente in corrispondenza sotto all'Ariete, no? Non a caso. L'ottava abbiamo la Nun, che è lo Scorpione. La nona abbiamo la Samech, che è il Sagittario. Poi abbiamo la Ain, questa qua, che è Capricorno. Poi abbiamo Tseid, che è Acquario, e Kuf, che è Pesci. Quindi, altra indicazione che ci è stata data, partendo da noi, partendo dal nostro microcosmo, l'utilizzo delle lettere della Kabbalah che troviamo nei nostri rituali, nelle parole che pronunciamo. Purtroppo non ce l'ho qua, ma
e casomai ve lo torno a postare. Ma ce l'ho anche Yuri nella stella 8 punte. Sappiate che c'è un grafico tondo che tiene in sé tutte queste lettere, dove se noi vogliamo andare a realizzare dei sigilli, andare a richiamare degli spiriti veri e propri, di solito di piani superiori, basta prendere il nome di quell'entità e collegare le lettere nell'ordine che c'è qua, le lettere cabalistiche, per formare un grafico, una linea, un sigillo, e ci viene fuori il simbolo, il sigillo dell'entità che noi dobbiamo andare a richiamare secondo la filosofia ebraica, cabalistica, ermetica. Ok? Quindi ci dà anche questo tipo di indicazione. E quindi noi siamo arrivati, siamo partiti dal nostro piccolo microcosmo, siamo arrivati alla nostra rosa centrale, abbiamo analizzato che qua ci fa vedere come nella pratica Golden Dawn ci sia l'arte cabalistica, ed ora andiamo ad analizzare quelle che sono le quattro braccia. Ora, materia che a me piace molto insieme alla cabala, all'alchimia, magari un giorno farò anche una live sull'alchimia, è queste quattro braccia qua, come spiegazione alchimica di quella che è la Rosa Croce, è veramente, veramente fatta bene, è veramente bella. Perché, per come vi spiegherò adesso, vi fa vedere che l'alchimia non sono solo dei simboli, cioè prendo il mercurio, c'è il mercurio, è lì, so che il mercurio è il mercurio, so che il sale, so che è lo zolfo è lo zolfo. No, in alchimia questi elementi fra di loro interagiscono, c'è un movimento perpetuo di interazione fra gli elementi che ci insegnano e ci fanno vedere un qualcosa. Allora, sulle quattro braccia, intanto, e adesso andiamo a vedere tutto quanto, sono posti quattro pentagrammi. Questi pentagrammi qua hanno nelle loro punte, come potete vedere, i simboli dello spirito e del tetramorfo. Se vi ricordate la live che abbiamo fatto sul rituale maggiore del pentagramma, quando facciamo il rituale maggiore del pentagramma, noi andiamo a richiamare le entità legate agli elementi del tetramorfo, ovvero abbiamo l'aquila, che può essere vista anche come scorpione, abbiamo l'acquario, abbiamo il toro nella punta della terra del pentalfa, abbiamo il leone nella punta del fuoco del pentalfa, e abbiamo nella punta in alto dello spirito, lo spirito. Questo in tutti gli elementi, perché come voi sapete, nel rituale maggiore del pentagramma possiamo utilizzare anche singolarmente degli specifici elementi e richiamarli con queste energie, con queste costellazioni, che sono queste costellazioni qua, anche nello specifico per degli effetti ben specifici. Per cui ci ricorda che è bene che quando facciamo magia rituale, specificatamente della Golden Dawn, ci ricorda che noi utilizziamo anche questi poteri, e sono stati saggiamente integrati nelle braccia, nelle quattro braccia della croce. Questo ve lo spiegherò dopo. Quindi, il primo indizio che ci viene dato è questo: il pentagramma è il pentagramma maggiore. Abbiamo sia il maggiore che il minore che ci viene indicato. Poi abbiamo i simboli alchemici, ovvero il simbolo di mercurio, il simbolo del sale e il simbolo dello zolfo. Però, come ben vedete, adesso andiamo ad analizzarli, sono messi in modo differente nelle quattro braccia. Allora, partiamo con analizzare il braccio, quello in alto. Scusate un attimo che bevo un goccio di tè.
Ok. Allora, voi sapete che nell'albero della vita l'Oriente, la via di mezzo, la via mercuriale, è indicata con il colore giallo. Qua sopra abbiamo il braccio relativo all'aria. Ok? Abbiamo come elemento di forza in centro il mercurio, ovvero l'aria, e l'abbiamo anche sotto perché la colonna centrale è la colonna mercuriale, si rifà sempre all'albero della vita. Abbiamo alla sua destra il sale che rappresenta l'acqua, e poi ci arriveremo a spiegarvi perché il sale alchimicamente vi rappresenta l'acqua. E abbiamo lo zolfo che rappresenta il fuoco. Difatti potete vedere un braccio blu e un braccio rosso, no? Quindi il braccio più alto che punta verso l'alto a destra abbiamo, a sinistra abbiamo lo zolfo per l'aspetto sulfureo che gli viene dato dal braccio focoso, e a sinistra abbiamo il sale per l'aspetto salino che gli viene dato in combinazione con il braccio acquoso. Dopodiché spieghiamo un attimino sotto qua il braccio della terra. Allora, una cosa interessante da notare sono i colori che ci sono qua. Questi colori qua non sono nitidi come possiamo trovarli qua. Perché? Perché la terra, ovvero Malkuth, si rifà anche qua all'albero cabalistico, no? Alla discesa dei colori, delle energie, funge da filtro, quindi filtra la purezza dei colori, cristallizzando i colori in una forma filtrata sporca, mettiamola così, che non è pari all'originale. Quindi vediamo qua un giallo che è un po' più scuro, qua un rosso che è un po' più scuro e via dicendo. E il nero che rappresenta in Malkuth la morte, ovvero la ciclicità che ci condurrà alla morte in questa vita terrena. No? Abbiamo anche qua il mercurio come dominazione. Questo perché? Perché ostacolato il mercurio dall'effetto della terra, per la terra diventa germinativo. Per cui domina comunque nella filosofia della Golden Dawn anche nel braccio della terra. Sale zolfo vengono dalla loro parte, anche se invertiti, vengono messi così. Ma perché? Perché comunque vengono anche loro filtrati e mitigati dalla terra e diventano fissativi e germinativi nell'insieme. Basti pensare al fuoco come strazia la terra, però le permette di diventare sterile e dopo di rigerminare, di farla diventare più rigogliosa, e lo stesso effetto lo fa anche il fuoco. Quindi questi due effetti associati alchimicamente al potere della terra permettono alla terra di rinascere. Anche qua vediamo il simbolo del pentalfa.
Questo ve lo vorrei spiegare dopo. Partirei a spiegarvi un attimino questo. Il fuoco. Allora, qua c'è una particolarità, no? Vediamo che il fuoco, ma no, questo è normale, scusate, di qua c'è la particolarità. Vediamo che lo zolfo sostiene il braccio del fuoco, o il braccio rosso, alchimicamente lo zolfo. Sopra, verso di qua, abbiamo il mercurio che viene ad influire nella parte sulfurea del braccio, e il mercurio viene dall'aria. Il mercurio, l'aria, se noi ci immaginiamo la fiamma, no? La fiamma del fuoco, che effetto gli dà l'aria? Guardiamo il mercurio, guardiamolo come aria, come elemento aria. Gli dà il potere di diventare balzante alla fiamma, dal potere di aumentarne il potere alla fiamma. Ok? Quindi ne aumenta la capacità, ne aumenta la focosità. Per quello è stato messo il simbolo di mercurio qua, per l'effetto alchemico vivo. Notate come gli elementi non sono statici, ma interagiscono fra di loro, ok? E quello che vi ho spiegato prima anche qua, il sale che insieme al fuoco è inteso come in associazione, come germinativo, va bene? Che permette alla terra di rinascere praticamente, per cui è stato mantenuto il sale da questo lato qua. Quindi vediamo delle funzioni alchemiche che interagiscono fra di loro legate già agli elementi. Andiamo ad osservare la parte dell'acqua, questo è un po' più particolare. Una cosa sola, mi fermo un attimo perché mi sono dimenticato di dirvi una cosa, perché la vorrei motivare anche qua per spiegarvi una cosa dopo. Queste tre lettere qua, che prima ve ne ho parlato all'inizio, vedete che sono contrapposte rispetto al braccio. Uno si potrebbe chiedere perché le tre lettere madri non sono state messe rispettivamente bilanciate nei colori. In questo caso sull'amen il fatto di aver contrapposto le lettere è stato fatto appositamente per una questione pratica, energetica dell'amen, ovvero bilanciare gli elementi per non dare troppo dominio in una forma acquosa o troppo dominio in una forma focosa tra macro e microcosmo. Sono state invertite per creare un bilanciamento. Ok? Ora, torniamo alle nostre braccia. Abbiamo il braccio di colore blu. Uno, a rigor di logica, si aspetterebbe che il mercurio dovrebbe stare qua. No? E invece è invertito, qua c'è lo zolfo, vedete, tutto qua c'è il mercurio, qua c'è il sale, il mercurio lo abbiamo sotto. Allora, io vi dico la spiegazione che danno sulla Golden Dawn, alchemica, di questo effetto. Vi dico subito che io, nella mia visione alchemica, ma parlo per me, la vedo in modo differente, non la condivido pienamente, anche se l'accetto perché ha una valenza quello che viene detto. Ovvero, loro dicono questo: il sale domina, e perché domina? Allora, intanto perché il sale e non l'acqua? Il sale perché il braccio dell'acqua rappresenta l'oceano, l'oceano nella terra, ok?
E l'oceano è il bacino che racchiude in sé tutti i fiumi, quindi tutta l'acqua della terra. Questo bacino che funge anche da livella, da equilibrio, e noi qua siamo in Tifaret, siamo nell'equilibrio. Ok? Quindi è l'archetipo maggiore, predominante, che può andarci a simboleggiare quello che è l'acqua. Ok? L'oceano com'è? L'oceano è salato, è fortemente salato ed è pregno di sale. Per cui l'elemento primario alchemico dell'acqua, in questo caso, diventa il sale. Ora, loro dicono questo: il mercurio proviene dalla terra perché il mercurio è quello che comprende il moto instabile di flussere flusso dell'acqua nei bacini. Nell'oceano, e quindi mi crea lo scossamento e crea il disequilibrio, il dislivellamento di quello che è l'oceano. Per cui rapportano il mercurio con l'acqua e rapportano lo zolfo nella parte alta con l'acqua perché dicono alchemicamente. Lo zolfo è quell'energia potente. Sapete che il fuoco rappresenta anche per noi la bacchetta magica, ad esempio, la volontà espressiva, realizzativa, il potenziale, e quindi lo zolfo proviene dall'azione dell'aria, dicono. Perché per effetto insieme all'azione dell'aria, con il fuoco possiamo vedere i fulmini, l'effetto delle tempeste che vanno a concitare l'acqua, che hanno questo effetto qua. Ok? Quindi mettono qua lo zolfo perché con l'associazione dell'aria crea il turbinio dell'acqua nella parte alta. Allora, io ho fatto una riflessione su questo. E ho pensato questo. Alchimicamente, secondo me, lo zolfo starebbe meglio sotto, qua. Perché? Perché per concitare la terra e smuovermi i mari, io lo zolfo lo collego di più ai vulcani sotterranei, alla fiamma sotterranea che mi va a scuotere i bacini. E collego di più l'aria alle tempeste e alle burrasche, che vanno a infrangermi le onde e crearmi degli scossoni. Ma questo è il mio punto di vista e magari sto dicendo una stupidata, eh? Però ho fatto anche un altro tipo di ragionamento. Ho detto, secondo me, e non è stato detto, loro hanno fatto questo tipo di associazione per spezzare gli equilibri e riportare quindi tutto in equilibrio e non creare delle polivalenze. Come l'hanno fatto anche qua. A livello pratico, a livello rituale, per quando andiamo a ritualizzare, trovando comunque una spiegazione alchemica plausibile, verosimile, che possa starci in questo lato, da questo lato. Comunque ribadisco, questo è quello che dico io. Ora, sopra la terra, arriviamo qua, troviamo un quadrato appunto bianco. Anche qua abbiamo la croce, come ho detto prima, nel microcosmo, nel piccolo, abbiamo la croce a 6 cubi, che se noi ripieghiamo, anche qua rifacciamo il cubito egizio, ovvero la sintesi, va bene, del mercurio filosofale, no? Della risoluzione della grande opera, con al centro la rosa. E però abbiamo un esagramma qua. Ok?
Allora, l'esagramma voi sapete benissimo che è la rappresentazione del macrocosmo, no? Quando lavoriamo con l'esagramma ci eleviamo al di sopra degli elementi e lavoriamo con energie superiori. Voi sapete che l'esagramma, ve lo faccio vedere qua, che ho fatto un bel disegnetto, con l'albero della vita, voi sapete che l'esagramma rispecchia in sé l'albero della vita con le Sefirot. Lì, per convenzione e perché possiamo utilizzarli nella nostra magia rituale, ci sono i pianeti. Ma sapete che i pianeti nell'albero della vita corrispondono alle energie delle Sefirot. La vera valenza è l'energia che c'è all'interno di ogni Sefirot, il lavoro che dobbiamo fare all'interno di ogni Sefirot. Ecco che se noi guardiamo qua l'albero della vita, e ci ricordiamo, dopo la rimetterò la croce di prima, troviamo la rosa centrale, la croce centrale, quella dorata, che è il nostro Tiferet. Troviamo Saturno che è in alto nell'esagramma, che non è altro che l'equilibrio tra le Sefirot superiori, ovvero il punto di sfogo da dove sono stati emanati i primi sette raggi di creazione, l'unico accesso che è considerato a Saturno, legato a Saturno, che è la data invisibile, che è data la Sefirot invisibile. Abbiamo Marte, Geburah, Gedurah, Giove, Sole, Tiferet in mezzo, Nezak, Yesod, Malkut, non si vede bene, Malkut la terra qua sotto, Hod, e abbiamo il Sole, il centro, la rosa che tiene su tutto. Questa associazione che punta verso il basso, la colonna che abbiamo visto di Boaz nelle precedenti puntate, è il triangolo acquoso. Questa associazione è il triangolo focoso che ci porta su. In mezzo abbiamo la via mercuriale. Quindi quando andiamo a vedere quel che è e abbiamo la triade, la divinità superiore, l'uno, la triade superna, no? Che di solito è bianca l'emanazione divina bianca che vedevamo prima anche all'interno della nostra croce, no? Allora, ritornando a vedere. Questo lame, possiamo notare che ci sta dicendo, guardate che per elevarci, per salire, la via è la mediana, anche se il lavoro è su ogni Sefirot. E qua abbiamo il macrocosmo, ad indicazione di dove arriviamo e delle Sefirot dove arriviamo, soprattutto nell'albero della vita, seguendo la nostra energia rituale, con il colore bianco, che è il colore della triade suprema e che è il bianco che vi ho spiegato all'inizio, che c'è anche dentro qua e che c'è qua. Ok, quindi ci sta dicendo che attraversando gli esod, elevandoci verso l'astrale, quando noi ritualizziamo, crescendo noi e con il nostro sacrificio, possiamo arrivare a praticare questo tipo di cose qua. Esagramma, che non la prossima, perché la prossima facciamo, se non ricordo male, la live io Yuri su Ostara, ma tra due live inizierò a parlare dell'esagramma. Dopodiché parleremo di tutto il rituale dell'esagramma, cosa che non vi ho ancora spiegato. Okay?
E quindi non entro nella spiegazione dell'esagramma perché farò delle live su questo. Però giusto per farvi sapere cosa c'è all'interno di questo nome qua. Ok. Poi, quello che noi vediamo fuori qua è l'esplosione di luce di Keter, che qua nella materia noi non la vediamo perché tante volte non ci accorgiamo che c'è l'uno, ma lui sa che ci siamo e ci osserva. Qua nel macrocosmo c'è e lo ritroviamo nella sua parola Inri. Inri, con l'analisi della parola chiave Inri, dove farò una live specifica prima del rituale dell'esagramma, perché è una prassi che noi andiamo ad utilizzare, andremo ad utilizzare, e la parola chiave dell'Adeptus Minor, scusatemi, della Golden Dawn, è la parola chiave che viene utilizzata per aprire la cripta, nel qual caso. E abbiamo i segni zodiacali. Voi vi chiederete perché ci sono questi segni zodiacali qua, perché ogni lettera, come abbiamo detto prima, in questo caso rappresenta un segno zodiacale, no? Quindi la Yod è rappresentata dalla Vergine. La Nun è rappresentata dallo Scorpione nell'alfabeto cabalistico, la Resh è rappresentata dal simbolo del Sole. Ok? Questi qua sono i raggi dell'esplosione di Keter. Ecco allora che questo simbolo qua in sé è bellissimo perché racchiude in sé, torno al discorso che abbiamo fatto all'inizio, perché avere un lamen, cosa serve un lamen. Quando noi pratichiamo dobbiamo essere tutt'uno con quello che pratichiamo. Ciò che noi andiamo a mettere nell'altare per invocare uno spirito, per richiamare qualcosa, non è altro che una parte del lavoro che noi facciamo, ma questo lavoro qua, se noi utilizziamo questo tipo di magia o la pratica della magia rituale, lo uniamo noi e diventiamo un tutt'uno con ciò che andiamo a fare nel momento in cui l'abbiamo integrato anche nel simbolo, nel talismano, nell'amen che abbiamo messo nella nostra pettorina, perché abbiamo parte di quel lavoro che facciamo già all'interno di noi. L'abbiamo integrato con noi e questo è fondamentale. Stessa pratica in modo differente, però non a caso, quando andiamo a fare, per esempio, lo so che è un talismano di protezione, però quando andiamo, abbiamo parlato nella live dell'Eftameron, dell'evocazione angelica, noi andavamo a costruire un vero e proprio talismano. Questo talismano era collegato con la pratica che noi andavamo ad eseguire. Concettualmente è un po' questo. Questo racchiude in sé tutta la pratica della Golden Dawn, però tutta la pratica, per esempio, anche massonica, tutta la pratica rosacrociana. Cioè, chi ha fatto questo ha fatto un'opera non da poco. Perché tutti gli studi esoterici occulti che ci sono qua, che ci sono su queste scuole, sono tutti qua. E quando noi lo consacriamo e l'abbiamo con noi, abbiamo le energie per fare più o meno tutto ciò che vogliamo. Ecco, allora, io avrei esaurito adesso la spiegazione dell'amen del Rosa Croce. Non so se ho dimenticato di dire qualcosa, volete dire qualcosa voi? Sono qua. Volete chiederci qualcosa? Ok.
chiedermi. Sono stato esaustivo, quindi sono riuscito a spiegare tutto. Sì, mi pare di aver detto un po' tutto quanto. Quello che posso dirvi per chi è presente, ma per chi seguirà anche su YouTube, l'utilizzare un lamen è una pratica che, grazie Yuri, è una pratica che appunto deriva fin dall'antichità. Prendetevi, andatevi a leggere quello che vi ho spiegato, per esempio sugli ebrei, sulla pettorina delle 12 tribù di Israele. Noi che ci piace seguire ciò che è tradizione, ciò che è l'antica arte regia, dobbiamo aver cura di ricordarci e vedere ciò che hanno fatto in passato prima di noi, se c'era una saggezza. Per cui crearsi un proprio lamen in base a quelle che sono le proprie pratiche, adottarne uno di questo tipo, ovviamente uno deve consacrarselo a sé. E comunque è una pratica che secondo me rigorosamente va fatta quando noi ritualizziamo, perché andiamo a enfatizzare quello che è il nostro potere e quello che è l'equilibrio di ciò che noi realizziamo. Può essere un sigillo che portiamo qua, ok? Ma non a caso c'è. Va bene, se è tutto chiaro, io vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buona serata e ci vediamo mercoledì prossimo con Yuri, se non ricordo male, per lo Stara. Va bene? Ti auguro una buona serata e alla prossima allora. Ciao ciao!